Nel 2022 l'Abruzzo ha superato gli 8,8 miliardi di euro di esportazioni, facendo registrare un più 2,1% con un'ulteriore accelerazione tendenziale del più 12,1% nel primo trimestre del 2023. Sono questi alcuni dei dati emersi nel corso del focus organizzato a Chieti da Intesa San Paolo alla presenza delle associazioni di categoria e dell'imprenditoria locale, con l'obiettivo di analizzare strategie e opportunità per l'economia abruzzese. Resta tra il settore del manifatturiero, come spiegato al TG8 da Roberto Gabrielli, direttore regionale di Lazio e Abruzzo di Intesa San Paolo. È un convegno che abbiamo organizzato insieme con ANCE, con Confindustria, con le Camere di Commercio, con l'obiettivo chiaramente di portare a conoscenza quelli che sono degli studi da parte del nostro centro studi sul report dell'industria e della manifattura regionale, che evidenziano punti di forza, sicuramente l'export che è in crescita, gli investimenti da parte delle imprese che comunque nel periodo 2016-2022 sono anch'essi in crescita di oltre il 20% e una piena diversificazione del prodotto, con i punti di attenzione che sono legati alla digitalizzazione, quindi la necessità di essere più digital e all'investimento sul capitale umano. Ci sono dei dati che riguardano l'Abruzzo? Il dato più importante secondo me è il mondo dell'export. Allora la regione abruzzese per il 28% è presente come valore aggiunto sul mondo delle esportazioni. È una regione manifatturiera, peraltro con alcuni settori importanti come l'automotive, la farmaceutica, la meccanica, il sistema della moda ad esempio. E sono peraltro settori sono tutti in crescita. Lo scorso anno nel 2022 la crescita dell'export è stata del 2% rispetto al 21, con circa 9 miliardi di esportazioni. Nel primo semestre del 2023 le esportazioni hanno già raggiunto i 5 miliardi con una crescita del 12%. In particolare molto positivo il dato sull'automotive, che rappresenta un terzo delle esportazioni totali regionali, che segna chiaramente una crescita di oltre il 10%. Quindi a mio avviso una regione tonica sotto questo punto di vista, che sta secondo me gestendo con attenzione anche una congiuntura sicuramente magari con degli elementi di attenzione a livello internazionale.